Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con il Newcastle. Ragazzi, vi ringrazio per il supporto nell'episodio precedente e vi ricordo ragazzi, se ve lo siete persi, è uscito domenica il terzo episodio, giovedì scorso il secondo episodio di questa carriera allenatore. Quindi se ve li siete persi magari recuperateli, vi lascerò il link in descrizione. Vi ricordo anche ragazzi che martedì appena passato è uscito anche il primo episodio della carriera giocatore, quindi se siete interessati andate a recuperarlo, lo trovate sul canale, lascerò il link anche nella descrizione. Ho iniziato anche la carriera giocatore perché me l'avete chiesto in tantissimi e mi interessava iniziarla. Allora ragazzi, grazie per il supporto nell'episodio precedente. Oggi andiamo a continuare il calciomercato fino alla partita contro l'Arsenal. Poi Capital One Cup contro lo Swansea. E andrei anche a fare quella con West Ham, se ci esce anche quella con Watford. Attenzione, attenzione, abbiamo fatto delle offerte. Clamoroso, clamoroso, clamoroso. Abbiamo fatto delle offerte per alcuni giocatori, ragazzi. 17 milioni hanno accettato 17 milioni per Maximilian Maier. E ne vale 27, ragazzi. Lui lo compro a prescindere. Cioè, proprio sarebbe clamoroso. Sarebbe un acquisto veramente clamoroso quello di Maximilian Maier. Mi avete consigliato in tanti anche di acquistare Donnarumma, ragazzi. Però io ho visto tante persone che lo acquistavano. Però a me mi dice così. Mi dice che si è appena trasferito. Proviamo a inviargli una nuova offerta. Avevo offerto 1.400.000 più un portiere. Proviamo 1.800.000 più Donnarumma. Allora, hanno accettato per Maier. Io così resto, rimango un... Io ragazzi, Maier lo prendo. Maier, Maximilian Maier lo prendo, ragazzi. Cioè, proprio non esiste che io rifiuti Maier, sinceramente. Quindi un acquisto incredibile quello di Maier. Mentre per Buzzer non ho abbastanza cash. Per Buzzer non ho abbastanza cash. E dobbiamo cercare di portarci a casa Saul Niguez. Anche perché avendo preso Meyer, Meyer può fare sia il centrocampista centrale che il COC. Quindi in realtà non avremo neanche più bisogno di Buzzer, sinceramente. Andiamo a giocare la partita con l'Arsenal. Farò qualche cambio di formazione perché voglio provare qualcosa di nuovo, sinceramente. Ho bisogno di fare delle prove in questo inizio di stagione e farò delle prove. E ragazzi, purtroppo nello scorso episodio abbiamo fatto le prime tre partite di questa nuova Premier League e purtroppo abbiamo fatto una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Una sconfitta arrivata contro il Manchester United. Sconfitta secondo me immeritata. Secondo me immeritata. Quindi sono abbastanza tranquillo e anche abbastanza fiducioso, ma oggi contro l'Arsenal dobbiamo provare a portarci a casa qualche punto, anche perché stiamo costruendo una squadra importante, giovane ed esperta, e quindi abbiamo bisogno anche di iniziare a carburare. Da St. James Park, Newcastle, Arsenal, altro big match, proviamo a portarci qualche punticino in tasca, in casa. Vedete subito anche Gameiro titolare contro l'Arsenal, perché quando l'ho sostituito a Mitrovic nello scorso episodio, nelle ultime due partite, ha fatto veramente, veramente molto, molto bene. Maximilian Maier, secondo me, 17 milioni, un affare veramente, un affare. Signori, forza Newcastle, è sempre sul pezzo. Ben ballancia, Gelson Martins può andare sulla fascia, rientra Gelson Martins, c'è in mezzo Maximilian Maier che colpisce di testa, esce bene Cech. Occasione qua per Newcastle. Jan Matt, gran palla recuperata in mezzo per Kevin Gameiro, il tiro di Gameiro, centrale. Attenzione a Welbeck che è in posizione regolare, il tiro di Welbeck. No, in realtà era fuori gioco. No, era in posizione regolare. Finisce qui il primo tempo ragazzi, stiamo difendendo alla grande. Riusciamo a ripartire, ma non troppo bene, ecco. Shelby, lancia Kevin Gameiro. Gameiro, davanti a Cech. Gameiro! Kevin Gameiro! Porta in vantaggio Newcastle! 1-0! Gran palla qua di John Joe Shelby. E qua Gameiro, la piazza dove Cech non può arrivare. Gran ripartenza qui, dettata da Pratt. 1-0. Dentro Correa, fuori Meyer. Un po' molto stanco, devo dire. Grande Gelson. Grande chiusura sulla destra di Gelson Martins. Correa. Non male la palla per Gameiro. Esce benissimo Cech che lo anticipa. Intanto entra Rolando Arons. Il prossimo a uscire sarà Kevin Gameiro. Molto stanco.
Wendell fa partire anche il Correa. Anche il Correa davanti a Cech. Correa la tira fuori. Non ci credo, l'ha tirata fuori. L'ha tirata fuori. L'ha presa malissimo di destro. Peccato. Sarebbe stata una buona occasione per passare sul 2-0 all'84esimo. Ma l'Arsenal è davvero molto sbilanciata. Non è fallo mai. Non è fallo mai questo. L'Arsenal è sbilanciatissima. Sta cercando in tutti i modi di pareggiare. E io sono in contropiede. Esatto. Perez. Ancora per Correa. Correa. Fa andare Rolando Arons. Arons. In mezzo c'è Correa. Esce. Esce Cech. E c'è l'autogol incredibile di Gabriel. Esulta Arons, ma questo è clamorosamente autogol, ma non è importante, non è importante perché il Newcastle passa sul 2-0 a 5 minuti dalla fine. Questo è autogol di Gabriel, assolutamente, assolutamente. Il Newcastle in casa per il momento è imbattibile, 2-0 contro l'Arsenal. Attenzione però perché non è finita, la conosciamo bene la Premier League. Può andare Arons. Lancia Wijnaldum. C'è in mezzo Correa. Wijnaldum per Correa. Check. E finisce qua. Finisce qua. Tre punti incredibili. Tre punti d'oro. Tre punti fondamentali. Anche perché avvengono contro l'Arsenal, ragazzi. Partita incredibile. Difesa solidissima. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Andiamo a vedere le votazioni. Migliore in campo Kevin Gameiro. Ragazzi, sta giocando veramente molto bene Gameiro. Adesso manca un acquisto. Manca un terzino destro per dare il cambio a Jan Matt. E siamo a posto. Attenzione perché Rolando Arons sale a 72, ragazzi. Sono contentissimo. Si avvicina al 78 Wendell, al 74 Miazga, al 78 anche Correa. Offerta accettata. Abbiamo acquistato anche Castagne. Ci rimangono anche 6 milioni, ragazzi. Ottimo. Ora, signori, questa in realtà non è la formazione titolare di sempre. Perché sto facendo delle prove. Ma il mercato che abbiamo fatto, secondo me, è incredibile. Abbiamo preso un paio di giovani davvero, davvero molto promettenti. Dei giocatori giovani, ma già assolutamente pronti. Abbiamo preso anche un attaccante che, secondo me, ci farà molto comodo come Gameiro. Che per il momento ci sta facendo segnare, cosa che cosa che Mitrovic non stava facendo, però ovviamente gli daremo anche le sue possibilità a Mitrovic. Ok ragazzi, andiamo a giocare questa partita di Capital One Cup contro lo Swansea. Ovviamente ricordiamoci ragazzi che se perdiamo siamo fuori. Comunque volevo provare la formazione con il 4-4-2 rombo che mi avete consigliato in tanti. Metto un po', faccio la formazione e ci vediamo. Ok, andiamo a giocarci questa partita a St. James Park con buona parte dei non titolari. Eccoci qua a St. James Park per questo primo match di Capital One Cup Newcastle Swansea. Abbiamo già incontrato lo Swansea in campionato, partita bellissima 0-0. Oggi vediamo di vincere, anche perché ci sono tanti debutti e sarebbe bellissimo poter portare a casa una vittoria con questi giocatori comunque molto giovani. Sempre sul pezzo e forza Newcastle. Grande chiusura di Adarabioio qua. Subisce fallo, giusto così. Perez. Bella palla per Arons. Arons! Arons! Che gol che abbiamo fatto! Rolando Arons. Un fenomeno. Un fenomeno. Si sentirà tantissimo parlare di Arons, ragazzi. Ma qui che palla gli ha dato Perez. Spettacolare ragazzi. Dopo 8 minuti e 30 passiamo in vantaggio con un'azione incredibile. Un'azione incredibile. Rivediamo. Meyer. Townsend. Perez vede partire Arons. Stop di destro. Tiro di sinistro dove Nordfeld non può arrivare. Rolando Arons 1-0. Meyer. Bellissima palla per Perez. Bellissima palla per Perez. Il tiro di Perez. Para Nordfeld. Tiro centrale però quello di Perez. Correa. C'è Maier. Il tiro di Maier. Nordfeld. Che parata. Che parata di Nordfeld ragazzi. Questo portiere è fortissimo. Palla per Perez. Che prova il tiro da fuori Perez. Nordfeld. Come al solito. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per noi. Dovremmo provare a raddoppiare. Anche perché lo stiamo meritando. Perez aspetta la sovrapposizione di Correa.
Correa! Fuori. Raga, questi gol dobbiamo farli. Questi gol dobbiamo farli. Qui non ci regala niente nessuno. Fatichiamo per riuscire ad avere un'occasione da gol. E quando ce l'abbiamo dobbiamo sfruttarla. Attenzione a Paloschi! Non è rigore. Strano, perché nello scorso episodio me l'hanno fischiato uguale identico. Attenzione! Krull! Grande parata qui di Krull. Sigurdsson la mette in mezzo! Save! Sì, ma fica! No, è fuori gioco, ok. No, perché c'è, ragazzi. Sarà per questo che Krull non l'ha parata, perché era incredibile. Non mi sembrava assolutamente fuori gioco, sinceramente. Non era fuori gioco, infatti. C'è solo Aarons. C'è solo Aarons! È inespugnabile il St. James Park, signori. 1-0 Newcastle. Gol di Rolando Aarons. Grande vittoria. Siamo una squadra che sa anche soffrire, perché abbiamo sofferto tantissimo. Andiamo a vedere le prestazioni. Ho tante di quelle cose da dire che voi non immaginate neanche. Ottimo Krull. Benissimo Castagne, ragazzi. Non credevo fosse così forte. È fortissimo. Ma cosa ancora più incredibile, Adarabioyo è un fenomeno. Ragazzi, non è passato niente. Adarabioyo è alto 2 metri. Ogni palla che arriva dal rinvio di portiere la prende di testa. Si è comportato bene anche Mbemba, molto bene anche Saive e molto bene anche Perez. Per non parlare appunto di Rolando Aarons, migliore in campo. Molto bene, ragazzi, andiamo avanti anche nella Capital One Cup. Sale anche il Correa, ragazzi. Anche il Correa, 78 di overall. Molto molto bene. Proviamo un 4-3-3 offensivo con il West Ham. Ragazzi, in queste prime partite, lo so, ho bisogno di fare qualche prova. Con il 4-4-2, centrocampo a rombo, mi sono trovato benino. Centrocampo molto, ma molto scoperto. E adesso voglio provare a vedere se con le ali riesco a comportarmi bene. Eccoci qua, tutto pronto al ball and ground. West Ham Newcastle. Questa è la formazione del West Ham. 4-5-1, classico delle squadre inglesi, diciamo così, delle squadre inglesi di media classifica. È una bella squadra quella del West Ham. Maier, bella palla per Gameiro! Gameiro! Non ci arriva poi Wijnaldum! Para Adrian, aveva recuperato una buona palla Maier, non l'abbiamo sfruttata. Moses la mette in mezzo! Krull, che parata! Ha fatto! Colpo di testa incredibile di Payet. No, ragazzi, qua Krull ha fatto una roba incredibile. La mette in mezzo qui a te. Riusciamo a chiudere, poi Meyer la lascia lì. Ancora Meyer commette fallo. E questo è il pane di Payet. Detto così, fa strano, però è così. Ma Payet! Gran gol. Gran gol. Avevo messo anche Jan Matt lì sulla linea. L'ha messa all'incrocio dei pali. Peccato. Qui veramente una gran punizia. Non poteva niente nessuno. Qui a te. Per Valencia, Krull. Stiamo rischiando tantissimo, ragazzi. Stiamo rischiando tantissimo. Finisce qua il primo tempo. 1-0 per il West Ham. Gameiro! Gameiro! Adrian. Ma adesso il West Ham, ragazzi, è incredibilmente chiuso. Il West Ham è incredibilmente chiuso, veramente. Guardate, sono tutti là. Restano tutti là. Dopo il gol, 4 difensori e via. Wijnaldum. Per Meyer! Meyer! Adrian la para! Wijnaldum! Ogbonna! Attenzione a Pratt! Pratt! Ancora Lanzini! Come chiude il West Ham? Wijnaldum. Gameiro. Gameiro. Gameiro! Ogbonna, che chiusura! Incredibile, ragazzi. Palla per Meyer! C'è di Wendel! 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 La pareggia Wendel! 1-1 al 74esimo! Incredibile! Incredibile cosa ha fatto Meyer qua! Poteva tirare, si vede che non se l'è sentita, proprio come in precedenza. Qui gran palla di Jason Martins. Meyer e poi Wendel la piazza all'incrocio di destro, sì, dove Adrian non può arrivare. Adesso io quasi quasi l'andrei a vincere. Il Newcastle non molla mai. Correa, recupera un gran pallone. Correa. Correa la mette in mezzo di nuovo. Adrian, viene rimpallato il cross di Correa. Siamo pericolosissimi adesso. Wijnaldum, bella palla per Correa. Correa,
Raid! Red! Come cazzo si chiama? Che chiusura che ha fatto? Correa si stava girando per mettersela sul destro. Per già su Martins. Che si gira! Martins! Il tiro di Martins! Ancora Raid con il corpo. Incredibile questo giocatore. La gioca Shelby. Rientra Shelby. Shelby! Shelby! Ancora Raid! Incredibile! Correa! Bella palla per Meyer! Ancora lì! Meyer! Meyer! Raid si fa autogol! Raid si fa autogol! Incredibile, ragazzi! All'88esimo! 2-1 Newcastle! Con Meyer! Ce l'abbiamo fatta! Qui Correa, bella palla! Meyer vince il contrasto, non fa fallo! Il tiro e Raid si fa autogol! Incredibile! Aveva salvato di tutto fino ad adesso! E sul tiro di Meyer nulla può! Nulla può! E adesso occhio, e adesso occhio. È finita! È finita! Abbiamo vinto 2-1. 1-2 per il Newcastle, ragazzi. Oh signore, all'88esimo. Che emozione ci sta regalando questo Newcastle, ragazzi. Che emozione ci sta regalando questo Newcastle. Andiamo a vedere le prestazioni. Krul migliore in campo, seguito da Maximilian Meyer con 8.2, molto bene tutti ragazzi, molto bene tutti. Il peggiore in campo secondo me non è Stombemba, ma Pratt. Pratt non si è comportato bene. Andiamo a vedere la classifica. Per il momento la classifica è questa. Chelsea a 11 punti, Manchester City, Norwich, Arsenal e Newcastle a 10 punti ragazzi. Bellissimo, veramente veramente bellissimo. Io ho talmente tanta voglia di giocare che voglio andare a fare anche questa qui contro il Watford. Parte Correa titolare al posto di Meyer, spostato a centrocampo Meyer. Non COC ma CC. Ho bisogno di provarlo anche lì perché comunque è stato preso, perché mi sa fare tanti ruoli nel centrocampo e tanto vale che proviamo a farglieli fare. A destra gioca Castagne dopo la grandissima prestazione contro lo Swansea in Capital One Cup, ma ragazzi siamo al St. James Park, stadio ancora imbattuto, sempre sul pezzo e forza Newcastle. Meyer, bella palla per Aarons, Aarons, il tiro di Aarons, Gomez, para centrale, sembrava molto l'azione contro lo Swansea questa. Wendell, 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 in mezzo c'è Correa! Angel Correa! All'improvviso un Angel Correa selvatico! Incredibile! Una punizione battuta malissimo. Wendell la trasforma in un cross perfido e insidioso, dove arriva Angel Correa. Credevo ci arrivasse Gameiro, ma non ci ha creduto. Ci ha creduto invece Correa. E Newcastle passa in vantaggio. 1-0. Gameiro c'ha la palla sul destro. Lo prova! Fuori! Di poco. Wendell lancia Rolando Aarons. E adesso è bellissimo per lui correre. La mette in mezzo per Angel Correa. Non è vero, non ci è arrivato. Non è vero. Siamo stanchi, raga. Siamo stanchissimi. Siamo stanchissimi. Attenzione a Olevas. La mette in mezzo. Krul. Che sicurezza. Amrabat. La mette in mezzo. Meyer. La palla resta lì. Riesce in qualche modo Meyer a respingerla. Attenzione a Niom, la mette in mezzo, Krul! Krul! Che parata! Non so dove cazzo fosse, era fuori posizione tantissimo. Però ha fatto un miracolo incredibile, ragazzi, ma sto portiere è pazzesco. Attenzione a Danny, il tiro di Danny, Krul! Al 90esimo, ancora Krul. Avevamo lasciato uno spazio incredibile in difesa. C'è anche il portiere su Miazga. Miazga tira su Mitrovic. 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 Ci va? Non ci va. Non ci va. E finisce 1-0 Newcastle. Il St. James Park è ancora imbattuto. Il Newcastle in questo stadio è ancora imbattuto. È ancora imbattuto. Che prestazione anche oggi. Sempre di sacrificio. Andiamo a vedere le votazioni, le valutazioni. Migliore in campo Krul, ragazzi. Ovviamente Krul per le varate che sta facendo. Incredibile, veramente. Molto bene anche Angel Correa, autore del gol. Perfetto, ragazzi. Noi ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio ci vediamo con una bella partita di Capital One Cup.
Abbiamo il Chelsea, il Manchester City e il Norwich. Mamma mia, che partite che ci aspettano nel prossimo episodio. Comunque, spero che questo episodio vi sia piaciuto, ragazzi. Andiamo a vedere il tabellone del campionato, ragazzi. E così, con una partita in meno del Manchester United e del Norwich, siamo secondi a 13 punti. Ovviamente, ragazzi, sono gli inizi della carriera. Abbiamo vinto 4 partite, ne abbiamo pareggiata una, ne abbiamo persa una. Abbiamo fatto 8 gol, subiti 4. Quindi ci siamo, ragazzi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se non vi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.